Allora ci siamo ragazzi, con qualche minuto d'anticipo. Mi ha detto 5 minuti Ciro, quindi aspettiamolo 5 minuti e intanto creiamo un po' di pubblico. L'altra volta con Totti si sentiva un po' male. Ho sentito che, cioè, perché poi me la so rivista e entrava male, cioè l'audio si sentiva male male. E vorrei sapere adesso come si sente che sto usando e cuffiette, ditemi come si sente. Grazie ragazzi, mo' vi saluto, tanto sono entrato apposta un po' prima così vi salutavo un attimo. Si sente bene, regà? Ok, perfetto, grazie. Bene, 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 ok. Ok. Allora, facciamo un po' dei saluti. Ciao Marti, ciao Gianluca, ciao Ciampo, ciao Lorenzo, Ciro sta arrivando che stava a Piersole. Si sente meglio di Totti, meno male, dai. E c'hai le cuffiette perché? Così si sente meglio, perché c'ho quel cazzo di telefono che sopra gli attoppa l'audio. Ciao Domenico. Ciao Alemare. Allora, aspettiamolo, Ciro, che si arriva. 5 minuti, mi ha detto. Ciao Robby. Quando dite ciao, ditemi di dove siete vicino. Ciao da... Così saluto pure la città di dove siete, ragazzi. Ciao Manuel. Ciao Francesco. Ciao Kevin, ciao Andrea, bella regà. Oggi è festa, ma non pare festa. A me mi sembrano tutti i giorni domenica. Ah, Dio, Dio, Dio. Sì, saluti di famo. Alla fine qualche saluto lo facciamo. Allora, mi manca, regà. Il calcio mi manca. Mi manca. Ma mi manca pure non solo la squadra mia del cuore, mi manca proprio il calcio in tutto tondo. Cioè, guardare partite, una Champions League, qualsiasi cosa. Sì, ho capito qual è. La Champions League, qualsiasi cosa. Poi, oggi comunque è festa. Fosse stato un giorno normale, oggi ci sarebbe stato un bel ponte. Perché voglio dire, oggi è sabato, festa, domani domenica, lo sai che bella, bella scampagnata fuori a mangiare fave e pecorino che se facevamo? Sta arrivando Ciro, se sa sì. Lo so ragazzi, però non ci potevamo far manco un cazzo. Io leggevo che armare ci si potrà andare solo nelle proprie regioni, una follia che dovremmo andare solo dentro gli stabilimenti, le spiagge libere non potranno essere accessibili perché non c'è sta nessuno che lo controlla. Mi sembra un po' una follia, ecco, mo, non c'è niente di sicuro, ci stanno queste anticipazioni delle quali io non mi fido molto, però poi staremo a vedere. Mi fanno notare un po' da bici via che io la diretta con Baderazzi, a parte vabbè, i verbi regà, i sbaglio nelle dirette, ne sbaglio 3-4 sempre, ovviamente, perché non è che so un fenomeno. Però ho detto una cosa bruttissima. Gli dissi a Materazzi, dice, gli ho detto: ma prima che tu venni all'Inter, invece volevo dire, prima che tu andasti all'Inter, giustamente. Ciao, ciao Pino da Centocelle, ciao Onofrio da Padova. Ciao Sofia da Potenza. Ciao Ciro dall'Umbria. Vediamo se Ciro da Tura Annunziata invece ci sta. Ciro. Bella Enoch. Vediamo se è arrivato. Se è arrivato, se è arrivato. Non lo vedo ancora. Sì, l'ho visto, eccolo qua. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo.
Vediamo se arriva Ciro. Eccolo! Ciao Damiano! Ciao a tutti! Come stai, frate? Tutto a posto, Fra, ti hanno convocato? Ho visto che prendevi il sole. Stavo allenando, mo ho finito. Adesso sei bianco, pensavo che piassi più sole, bro. Infatti me l'ho tagliata la barba apposta per più un po' di sole, però troppi figli, Damiano, devo stare presso a tutti. Sei come il muro, frate. Senti, adesso come stai? Tutto a posto, Fra, tutto ho visto bene, che ti sei messo a fare butta fuori. Sì, come lavoro alternativo, dai, mi piace. Bellissimo, te lo giuro, bellissimo. Si sente male. Mi dicono che si sente male. Sì. Sentite? Aspetta un attimo, fratello. Ma c'hai le cuffie tu? Sì, forse le levo, mi sa che è il caso. Prova a fare senza cuffie. Ok, ora si dovrebbe sentire meglio. Sì, adesso si sente meglio. Okay. Come stai, Fra? Ok. Bene, bene, mi sono un po' rotto il cazzo, fratello, sta a casa, però dai, comunque me la vivo, dai. Cioè, nel senso, alla fine non sto male. Mi manca il calcio, ma penso pure a te. Sì, a me tantissimo, ma penso un po' a tutti. Era pure una fonte di distrazione, capito? Per tutti. Però che dobbiamo senti fare? Un attimo, fratello, io e te ci conosciamo bene, però oggi ti voglio fare un po' di domande che riguardano un po' tutta la tua carriera. Sì, dimmi tutto. Allora, tu parti da Sorrento, no? Giusto? Io parto da Sorrento, sì, allievi nazionali. Cioè, in realtà parto dai giovanissimi, faccio 3 anni, giovanissimi regionali, vinti, poi faccio allievi regionali, poi il Sorrento dalla D va in C. E in quegli anni anche le squadre di Serie C potevano partecipare insieme alle squadre di A e B, ovviamente avendo i fondi, e il Sorrento era una società all'epoca sana, seria, e ci ha dato l'opportunità di farci vedere negli allievi nazionali, quindi abbiamo incontrato squadre forti, Palermo, mi ricordo Salernitana, quanti anni avevi? Bari. Ah? Quanti anni ci avevi? Avevo 15 anni. Ok. E infatti in quell'anno avevamo fatto benissimo e siamo andati a fare le fasi finali e lì mi ha visto la Juve, l'Inter, all'epoca il Messina era in Serie A anche, mi voleva. E tu poi sei andato a Torino? Dopo quell'anno là sono andato a Torino. La Juve mi ha visto in occasione della partita Torino-Sorrento, ottavi di finale. Avevo fatto due gol. Beh, Ciro Ferrara, no? Sì, c'era Ciro Ferrara responsabile del settore giovanile. E tu quando è arrivata la prima cosa che hai pensato qual è stata? Cioè non ci hai pensato proprio un attimo su oppure ci hai avuto un attimo di sbandamento, dici che cazzo sta succede? Dimmi qualche sensazione. Ma guarda Damia, in realtà quando mi ha chiamato mio padre ero a mare e pensavo che era uno scherzo all'inizio. sai comunque ritrovarti una chiamata così, no, da tuo padre a dire guarda dobbiamo andare a Torino, i miei genitori non avevano mai preso l'aereo, certo. E ha detto guarda dobbiamo accompagnare lì, andare a vedere le strutture, la scuola e tutto, e è ovvio che un po' non ci pensi subito, però poi quando ti ritrovi lì con tutti i ragazzi che vengono da tutte le parti del mondo dici porca miseria dove mi trovo, capito? È una sensazione, penso, bella, emozionante, no? Perché... E che ricordi della Juventus, dei primi momenti? Che ti ricordi? Allora, molto difficile l'ambientamento perché tu dovevi mettere a pari subito degli altri. E era una situazione che andava avanti molto veloce, quindi tu dovevi tenere il passo. E al primo anno ho fatto un po' di fatica. Okay. Poi invece io sono stato 3 anni, gli altri 2 anni è andato alla grande, sono andato molto bene e sono riuscito a fare quello che poi faceva a Sorrento. Ok, poi sei cresciuto, sei arrivato anche alla, diciamo, alla maggiore età e vai a Siena, no? Giusto? Sì, subito dopo vado a Siena. Fai Siena Grosseto, che non è andata benissimo, perché? Allora, Siena ero giovane, in una squadra fortissima per la Serie B, allenata da Conte,
e diciamo sofferto un po' la salto di categoria, anche se mi ha aiutato tanto, perché poi quando sono andato a Grosseto, nella sofferenza del lottare per la retrocessione, ho imparato tante cose che mi sono ritrovato poi l'anno dopo a Pescara, capito? Quindi vedi, questo è uno step importante. La stessa cosa è stato a Genova, quando sono andato a giocare col Genova, step 1 per la Serie A, difficoltà, poi l'anno dopo a Torino, capito? Ma sono dei step che devi fare, devi stringere un po' i denti quando va male, quando ti ritrovi in una situazione però quello delicata. Che ti voglio chiedere io è quando va male, no? Cioè quando non vedi più le cose bene, se ti deprimi, se pensi di essere scarso, se pensi che non puoi arrivare, che te dice la testa? Allora, Damia, guarda, il calciatore lo fa molto la testa, nel senso che è ovvio che nella tua carriera, nell'arco della tua carriera, arrivano dei momenti in cui non ti va tutto come tu vuoi, no? Chiaro. Quindi devi, in quel momento che si vede come stai di testa, se puoi fare veramente il calciatore o no. E quando arrivano i momenti complicati, non devi mai pensare di non essere all'altezza, altrimenti non saresti mai arrivato dove stai. Io non sarei mai arrivato in Serie B, sarei andato in Serie C quando sono uscito dalla Primavera, se non ero in grado di andare in Serie B, capito? Okay. La stessa cosa per la Serie A, quindi mi sono detto, guarda, è un momento un po' così, stringi i denti, andrà meglio. E infatti poi piano piano... Infatti dopo Grosseto arriva Pescara, no? Dopo Grosseto arriva Pescara. Arriva ecco. Pescara... Ti abbiamo conosciuto là, no? Cioè nel senso poi, sì, eri sì. Già... Cioè comunque alla Juventus, ti ricordavo tutto, però il vero Immobile forse l'abbiamo visto a Pescara. E sì, da lì che è partito tutto, diciamo. Bravo. Hai fatto una grandissima stagione e... come te, Insigne, Verratti, Sansovini, ne potrei di... forse potrei di tutta la squadra, potrei elencare tutta la squadra perché sì, esatto. Avete fatto bene tutti. Ecco, che aria si respirava? Cioè, che va fatto diventare così grandi? Allora, Damia, c'era un mix di giovani e vecchietti che ti dava una spinta in più. C'era un gruppo fantastico. A parte che io sono sempre del parere che se non hai un gruppo forte... un campionato di Serie B o Serie A non lo vinci, oppure non lotti per un obiettivo importante. Quindi abbiamo puntato tutto su quello, anche perché quando siamo partiti ci davano per spacciati praticamente, perché non ci conosceva nessuno, cioè Insigne veniva da Foggia, io venivo da una stagione fallimentare a Grosseto, tutti gli altri erano della squadra ancora che veniva dalla C 2 anni prima, quindi non è che il mister anche era in rilancio e quindi aveva bisogno ancora di per l'ennesima volta di dimostrare, quindi sai, questa cosa ci ha dato una spinta in più nel dire com'è, e i pronostici ci danno come metà bassa classifica, cerchiamo di fare qualcosa in più. Quanto ha fatto Zeman quell'anno, fratello? Allora, Zeman è stato bravo a tenerci sempre uniti, a tenere il gruppo compatto, a darci tutto quello che avevamo bisogno a livello tattico, a livello fisico. Non andavamo a 3.000, fratello, andavamo veramente forti. Io mi ricordo gli arbitri a quei tempi ci dicevano venire a arbitrare o a fare guardaline da voi, è una roba difficilissima. tutti i tagli, difesa che sale, terzini che vanno e vengono, non si capisce niente in campo. Poi comunque, sai, avendo una squadra giovane con voglia di dimostrare, anche quando si facevano il lavoro fisico, tutti andavano a 2.000, quindi poi durante la partita si vedeva. Certo. Però, quando poi avete vinto il campionato a fine anno, qual è stato il tuo primo pensiero? Cioè, dici, adesso sono veramente consacrato? Cioè, adesso sono veramente forte? No, in realtà no. In realtà conosco, all'epoca conoscevo bene il calcio perché già, anche se ero giovane, perché comunque sono stato sempre accerchiato da persone che mi vogliono bene e che mi hanno fatto sempre pensare che ci stava sempre qualcosa da dimostrare, anche quando le cose andavano al massimo, perché comunque Pescara è stata una stagione al massimo per me. E ho pensato che era il massimo che potessi fare in Serie B, ma mancava ancora qualcosina per poter fare il massimo in Serie A. Questo ho pensato, non ho pensato sì, sono molto felice, ho vinto il campionato, però adesso
diciamo, è un punto di partenza. Senti, prima di arrivare alle altre squadre, mi ricordo che poi in quell'anno, oppure forse l'anno dopo, ora non ricordo bene, tu feci la finale dell'Europeo Under 21. Era l'anno del Pescara, mi sembra. Credo che era l'anno dopo Pescara, no? No, mi sa. No, finale dell'Europeo. È 2014. No, 2000. No, aspetta, se mi sbaglio io, mo te lo dico. Quella persa con la Spagna. Quella persa con la Spagna, sì. Se non mi sbaglio era, sì, finale, sì, era l'anno del Pescara. Sì, l'anno del Pescara. Quella finale, no? C'erano due squadre pazzesche, secondo me, in campo. Perché noi eravamo forti, fratello, tu me lo puoi dire. Però molto. Dall'altra parte c'era un'armata, no? Fra, basta vedere tutti quelli che c'erano adesso dove giocano. Basta vedere quello. E anzi, e ti dico di più, molti già giocavano in squadre, già giocavano in Champions, noi molti giocavamo in Serie B, capito? Beh, cioè, c'era Diego Alcantara, c'era Morata dall'altra parte. Sì, bravo, ma a noi è mancata l'esperienza proprio di fare una finale così importante, capito? Poi, però io credo comunque, che... Noi avevamo affrontato in semifinale l'Olanda, che era anche uno squadrone, aveva una squadra fortissima, e già avevamo vinto una partita sudata fino al 90esimo, 1-0, sì, con Sporini. Sai, per noi era una partita, dovevamo fare la partita della vita, perché loro erano veramente forti. Tu feci il gol del pareggio, no? 1-1. Sì. 1-1, pallonetto a De Gea. Bravo. Te lo ricordi bene, vedo. hai fatto un bel gol, poi è un grande portiere, penso, no? Perché come no? Gea... Cioè, scherzi, io faccio De Gea. De Gea è uno dei migliori portieri che c'è tuttora in circolazione. Certo. Però in quella partita, io me la ricordo bene perché me la so vista live, dopo l'1-1 non avete pensato di vincerla davvero? Cioè che potete vincerlo davvero? Ma dopo l'1-1 abbiamo avuto un'occasionissima con Florenzi e lì è stato bravo De Gea. E poi è entrato in cattedra di Ara Alcantara, ha fatto il gol del 2-1 che ci ha ammazzato. Sì, ha fatto uno stop di petto dentro l'arietta piccola, devastante, e quello ci ha ammazzato, ci ha tagliato le gambe. Poi vabbè, 4-2 è finita. Ha delle ripercussioni psicologiche la finale, capite? No, fratello, sinceramente no. Noi siamo usciti dal campo consapevoli di aver dato tutto e di aver incontrato una squadra fortissima. E col pensiero ovviamente di migliorare e crescere per poi poterli incontrare coi grandi e prendersi la rivincita. Questo non c'erano... Non c'erano veramente, non abbiamo pensato a nient'altro, perché avevamo fatto un europeo davvero bello. E anche lì, come ti ho detto prima, il gruppo, avevamo un gruppo bellissimo. Senti, tu poi vai a Genova. Mm. Non è stata una stagione esaltante la prima, no? Sì, anche se ero partito bene. Sì. Tutti i gol che ho fatto li ho fatti il girone d'andata. Sì. Poi ci sono stati tanti cambi allenatore che mi hanno un po' destabilizzato così, e la squadra non è che andava molto bene, lottavamo per la retrocessione e sono andato un po' in difficoltà. Poi per fortuna ci siamo salvati e, come ti ho detto prima, anche quella è stata un'esperienza dove mi sono portato dietro tante cose negative e quindi mi hanno fatto crescere. Là giocavi già con Mattia, giusto? No, Mattia era andato... Dove stava Mattia? No, io mi ricordavo... Il portiere era Frey. Ah, ok, perfetto. Mattia non lo so dove era andato in quell'anno. Senti, poi, vabbè, arriviamo a Torino, frate. Credo che sia stato la maglietta della tua consacrazione, no? Almeno in Italia. Perché quell'anno, frate, penso che tra te... Guarda, prima ho sentito Cerci che mi sono fatto da 2-3 consigli che domande fatte e mi ha detto: fratello, chiediglielo, ma di quell'anno gli puoi chiedere qualsiasi cosa, mi ha detto,
perché ha detto sicuramente che risponderà a Corso Riso qualsiasi, ma ha detto io penso che Ciro si ricorda qualsiasi partita che abbiamo giocato, sia in casa che fuori casa. Ecco, io voglio sapere da te che anno è stato, sensazioni, emozioni, se vi sentivate invincibili, tu e Alessio, dici io che cazzo, mo adesso qualsiasi cosa faccio la metto dentro sta cazzo di palla. Sì, Damian, anche lì è stata un'annata davvero bellica, ha ragione Alessio, abbiamo fatto delle cose incredibili. E pensa che io lì ero partito non benissimo, ho iniziato a segnare dalla settima giornata, ho segnato con la Samp e poi da lì non mi sono più fermato. Poi vincere la classifica marcatori a 22 anni, e, diciamo il secondo anno in Serie A, è stata una cosa che mi ha dato una motivazione in più, no? Anche per il futuro. Direi. Perché davvero mi riusciva tutto quello che provavo, e insieme ad Alessio abbiamo formato una coppia che poi ha fatto i record nella storia del Torino, così, ma anche lì avevamo un gruppo fantastico, giocavamo a calcio bene, ci divertivamo, abbiamo raggiunto l'Europa League, quindi da lì diciamo è iniziata la storia. Per quanto riguarda la Serie A, ho capito che potevo stare lì in mezzo e potevo ancora migliorare. Te voglio dare una pizzicata su quella stagione. Pensi che se non c'era Cerci facevi tutti quei gol? Sai, se vai a cambiare il meccanismo non lo puoi mai sapere, ma penso di no. Per come è andata ci completavamo, anche perché lui non giocava vicino a me, ma lasciava tutto lo spazio. Lui piaceva partire da destra, così. E no, veramente, formavamo una coppia che poi vedi, se tu dovevi rivedere tutti i gol e tutte le azioni, passavano tutte dai nostri piedi, perché la squadra ci sosteneva, ci aiutava, ci portava la palla dove volevamo e riuscivamo a fare tutto quello che volevamo. Però con Alessio abbiamo fatto davvero una stagione fantastica. Mi diceva Alessio, mi raccontava di un Torino-Genova, gol tuo 88esimo, gol suo 92esimo. Che partita è stata questa? Ma poi quel matto sei che ha fatto sul 2-1. No. Io faccio il gol dell'1-1 con Perin in porta. Okay. Quello c'era a Genova. Faccio il gol dell'1-1 a 90. Dai, abbiamo incastrato. Comunque, vabbè, esulto, mi tolgo la maglia, vado sotto la curva, un casino, così tutta la gente non girava, non vedevo nessuno vicino a me. Dai, piglia la palla, vieni. Ma che piglia la palla? Siamo al 92esimo, ma quando vuoi segnare? È finita la partita. Lascia la palla, piglia la palla. Così, comunque, battono loro, riconquistiamo palla al centrocampo, danno a Cerci, si scarta un paio e fa tira una mina sotto l'incrocio. Vai sul tasto, toglie la maglia, non era diffidata, è saltata la partita. Che bollo che è stato! Sì, poi tutti intorno a lui, come se nessuno l'avesse visto, no? No, no, mettetevi intorno, che io mi metto la maglia, oh, ma t'hai visto tutti, come fai a nasconderti? Ecco, penso che in quelle situazioni manco ti ricordi se sei diffidato, se sei ammonito, non ti ricordi, oppure ti spegni il cervello. No, sì, no, da parte tutto là. A parte che l'avrei fatto pure io, secondo me. Però lì, veramente, segni al 94esimo e passa che la partita è finita 2-1, come mentre stavi perdendo 1-0 due minuti fa. Un po', capito? Non ci capisci niente. Io lo so perché ne conosco tanti e conosco pure Mattia, però quando magari vi vedete che succede, magari fate una cena tu e Mattia, una chiamata, ve ne ricordate sti aneddoti? Ecco, l'ha scritto. Dirlo che uno si è rotto il tendine di Achille per risultare al gol di Cerci. Ma mi ricordo all'epoca lo dissero. Sì, mi io ricordo. Non so perché, non la sapevo sta cosa. E comunque no, con Mattia no, Fra, non gli posso ricordare tutti quello che gli ho fatto, passiamo tutta la sera a parlare. Porello, se no io ero a parte testa. Ci sta a seguire, secondo te? Ciao Mattia, sì, ci sta a seguire sicuro. Pensa che una volta mi stavo a parlare un rigore in Padova Pescara e me lo ricorda sempre, e poi finì 6-0 per noi. Ecco la risposta, la risata. Parate però. Dice lui, tu gli hai detto non mi ricordo manchi i gol perché gli farei male, e lui le dice manco le parate. È bello. So che voi due siete molto amici, però poi sul campo cambia qualcosa, cioè nel senso tu rimuovi l'amico e fai il professionista.
No, no, fra, assolutamente. Ci sono degli amici che in campo non puoi fare a meno di rispettare, vabbè, a parte che rispetti tutti, sì, però vabbè, proprio rispettare l'amicizia, dico, in campo, anche quando sei contro. Ad esempio con Mattia non c'è stato mai niente, ma anche con molti altri. Non è... C'è stato un fallo, la curiosità mia, c'è stato un fallo che hai fatto, che hai scritto da un amico tuo che gli vuoi bene proprio? Cioè nel senso che gli tieni proprio un amico tuo? Un fallo che ho fatto? No, no. Anche per sbaglio, frate? No, 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 fra, non mi ricordo. Non credo però. Ok. Senti, poi tu vai via da Torino. Perché decidi di andare all'estero innanzitutto? Allora, vado all'estero perché avevo due proposte. Okay. Avevo due proposte. Avevo ad aprile Borussia Dortmund, che si era fatto sentire. E avevo già un accordo. Poi dopo un mesetto, a maggio, mi chiamo l'Atletico Madrid. E io, a me piacevano entrambe. E, all'Atletico Madrid c'era anche il direttore sportivo italiano che mi chiamò. E... Però in realtà io gli dissi che... La verità è, io ho detto che avevo dato già la parola a Borussia Dortmund e non mi andava di ritirarmi la parola, anche se non avevo scritto ancora niente, comunque non era tutto fatto ancora, però era tutto fatto a parola. E quindi gli ho detto: guarda, grazie, però non posso fare il pagliaccio a dire al Borussia Dortmund no, non vengo, anche perché mi piacevano tutte e due allo stesso modo, 50 e 50. C'era Klopp, no? Sì, Borussia Dortmund aveva Klopp, aveva fatto la finale di Champions l'anno prima, aveva vinto il campionato e quindi, capito, andavo in uno squadrone praticamente. E perché, io quello che mi domando sempre, no, guardandote oggi, dico, che cos'è che non ha funzionato? Ma guarda, allora, l'anno del Borussia Dortmund non è che non ha funzionato. Non è andata come io volevo, ma non è andata male, nel senso che io vado in una squadra da straniero che l'anno prima è sempre stata abituata a lottare per cose importanti, si ritrova a dicembre ultima in classifica. I tedeschi di loro non capivano niente della situazione, erano in difficoltà. Come potevo pretendere mai io di trascinare la squadra, prendere la squadra e trascinarla e far andare le cose come volevo io? Era complicato, capito? Avevo fatto 10 gol, ho fatto 10 gol in totale alla fine, in una squadra dove... Vabbè, veramente... in Champions hai segnato tantissimo, no? In Champions ho fatto 4 gol nei gironi e era complicato. Era ovvio che il mister si fidava di quelli là che, per risalire la china, no? Si fidava di quelli là che erano stati i senatori, quelli che i senatori, diciamo, capito? È ovvio che una squadra si affida ai senatori quando le cose vanno male. E diciamo che i giovani, i stranieri, io diciamo in quel momento, vengono messi un attimo da parte perché diciamo che a dicembre lottavamo per la retrocessione, poi dopo ci siamo ripresi. Quello che è andata veramente male per me è stata a Siviglia, ma non a Dortmund. Okay, no, a Dortmund per me non è andata male. Poi ci arriviamo a Siviglia. Però in un momento della stagione a Dortmund c'è stato un momento che ti fa un mobbe, ma ti affanculo a tutti. No, no, no. Okay. Io non stavo male, mi trovavo bene, anche con la squadra. Solo che mancava quel passettino in più che ci potevano dare i risultati per quanto riguarda il gruppo. Capito? Se siamo sono mancati i risultati. Sì, se avevamo qualche risultato in più positivo, io avevo molte più occasioni, avevo l'occasione di farmi conoscere davvero di più e di magari passare anche un po' più di tempo insieme. Lì non c'era proprio il morale giusto, capito? I risultati andavano male, era complicato. Poi vai a Siviglia. Sì, lì a Siviglia è andata male perché mi sono trovato male con l'allenatore. Con l'ambiente no, la squadra mi volevano bene. Perché l'allenatore... devi andare a Siviglia tu? Ma perché faceva la Champions, avevo bisogno di rilanciarmi, in Italia non avevo niente e sono andato lì. Ok, era... però male, cioè male l'allenatore, male... Sì, anche perché... Credo anche per qualche compagno di squadra, da quello che ho sentito.
No, no, no. Diciamo che non era il massimo del gruppo, però non era nemmeno male. Ok. E... lì mi sono trovato male perché a gennaio volevo andare via. Prima, da giugno a gennaio, così, ho avuto l'occasione poco di giocare. Ho giocato solo contro il Real Madrid, poi ho segnato, poi non ho giocato più. Poi a gennaio sono andato a parlare con l'allenatore per andare via. Così ho fatto il ritiro di gennaio alla grande. L'allenatore mi ha detto no, non andare via, rimani così. Poi riprendiamo il campionato, faccio un paio di gol e la partita dopo mi mette fuori. E dopo ho detto che questo non ha capito un cazzo. Io quando non ti senti partecipe, parte integrante del gruppo, è inutile. Ma già l'avevo sentita sta cosa, la volevo sentire da te. Ma hai parlato del brutto rapporto con l'allenatore del Siviglia, voglio invece sapere qualche aneddoto da te. Secondo me adesso il migliore allenatore d'Europa che è Klopp. Fortissimo, guarda, fortissimo. Davvero motivatore, intenditore di calcio, allenamenti bellissimi. Mi piaceva tanto lavorare con lui. E io ho sempre detto nelle interviste che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui nel mio momento migliore. E quello non lo è stato. Vabbè, mai dire mai nella vita. Voglio dire. È che, no. No, tanto qua abbiamo il mister che è fortissimo, no, vabbè, comunque la Lazio. Non sarei mai con niente al mondo, però magari un domani, che ne so, fra 15 anni... Che farai allenatore in presenza. No, però a parte questo, io penso che lui sia tutto, no? Sia un gestore, sia un... è per quello che è forte, perché è completo, capito? Io per quello dico, quando parlo del mister Inzaghi, dico un allenatore europeo, perché per essere un allenatore forte devi essere un allenatore europeo completo, perché non tutti gli allenatori puntano sul fisico, sulla tattica, sull'intelligenza del calciatore, capito? Ognuno ha le sue caratteristiche, come i calciatori. Poi ci arriviamo a Inzaghi. Si assomigliano un po', piccola parentesi, Klopp e Inzaghi? Un po' sì. Un po' sì. Per quanto riguarda la motivazione. Ok. Anche se ovviamente agiscono in maniera diversa. Certo. Però per quanto riguarda la motivazione si somigliano un po'. Senti, poi dopo Siviglia torni a Torino. Com'è stato il tuo ritorno a Torino? Come ti hanno accolto? Benissimo, bello, tutto un sacco di gente all'aeroporto. E lì volevo fare bene perché venivo da Siviglia che stava andando tutto male, così, e avevo tanta motivazione. E sono riuscito a fare 5 gol, poi mi sono fatto male. E c'era pure l'europeo alla fine della stagione, ho cercato in tutti i modi di recuperare la forma migliore per poi andare all'europeo. E no, è andata bene, purtroppo poi ho avuto l'infortunio e che succede, capita, però mi ha penalizzato un po'. Poi è arrivata quell'anno, arrivò la Lazio e voglio sapere tutto, cioè nel senso dall'inizio, dalla proposta quando ti è arrivata, a quello che hai pensato dopo che infatti tutto hai fatto male, se era il momento giusto per cambiare, se era la situazione giusta per quello prima di Dortmund, tra virgolette. Sì, allora calcola che quando mi ha chiamato la Lazio era a Siviglia, che dovevamo partire per il ritiro col Siviglia, perché ovviamente sono tornato dal prestito da Torino e sono tornato a Siviglia e un paio di giorni prima di partire per il ritiro mi chiama il mio procuratore dicendomi che avevamo fatto tutto con la Lazio. Io ero molto felice perché volevo venire a tutti i costi e avevo una bella occasione per dimostrare di nuovo e ritornare quello di prima. Mi piaceva la squadra, mi piaceva il mister. Penso io sono venuto quando dopo che era successo quel casino di Bielsa. Okay. E quindi già sapevo tutto quello che mi aspettava. Niente, poi sono venuto qua. Tu non pensavi di trovare Bielsa a Roma?
No, perché, allora, no, perché io, avendo fatto l'europeo, è slittato tutto di 3 settimane dopo. Ah, quindi ok. Io sono arrivato, io il primo anno di Lazio non sono andato a Oronzo, sono andato direttamente in Germania a fare il ritiro, perché io, Parolo e Biglia ci siamo ritrovati a Formello 3 settimane dopo gli altri, perché avevamo fatto, Biglia aveva fatto la Coppa America e io e Parolo l'europeo. E quindi ci siamo ritrovati lì direttamente con praticamente la squadra già quasi fatta, perché era 3 settimane dopo l'inizio, e col mister e tutto il suo staff già tutti là. Quando è, frate, che ti è cominciato a piacere giocare a pallone con la Lazio? Cioè, nel senso, quando è che hai capito di fare tutti quei gol? Ma fra, in realtà subito, fondamentale. In realtà subito, fra. Ok. Sta che Andrea Carucci. Sì, già, tanto. E in realtà subito, fra, perché mi è piaciuto tutto subito, mi sono trovato subito bene, integrato subito, cioè non so, è stata una cosa automatica, non so spiegarlo. Quando sono entrato nel gruppo è come se, boh, mi conoscessero da tanto tempo. Mi sono trovato subito bene col mister dello staff. Beh, tu ci avevi un grande peso, no? Da sostenere, perché comunque era andato via Glose e tu dove eri chiamato a sostenere, cioè a sostituirlo, no? Ma guarda, frate, non ci ho pensato più di tanto a quello, perché quando sono andato a Dortmund c'era Lewandowski prima, quando sono andato a Siviglia c'era Bacca, e ho detto, se rifaccio la stessa cosa quando vado alla Lazio, che c'era Glose, e mi do una zappa sui piedi da solo. Ho detto, voglio fare il mio percorso senza pensare a quello che è stato, anche perché la Lazio negli anni, lo sai meglio di me quanti attaccanti ha avuto, se ci mettiamo a pensare a tutti quelli che ha avuto non finisce più, frate, cioè. Sì, quindi è complicato. So per certo che chi viene sostituito, tipo uno come Klose, sostituirlo non è semplice, perché comunque è un giocatore di caratura mondiale, sostituire così, ma non tanto per l'aspetto tecnico e così dei gol, è proprio per un fatto dei tifosi, capito? Tifosi, sai, hanno visto Klose, si aspettano, non dico la stessa cosa, ma almeno un qualcosa che si avvicina, capito? Vabbè, forse è quella la cosa più caratteristicamente sei diverso da sì, no? Sì, 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 quello sì, però comunque sai, il peso sarebbe quando fai male, dici, ma c'era Klose, c'era Immobile, c'era Rocchi, c'era Giordano, c'era, capito? Quello potrebbe essere il peso. Però se non ci pensi, come ho fatto io, vai per la tua strada. Il primo anno è stato bellissimo. Bellissimo. La Lazio mancava dall'Europa da tanto e siamo andati in Europa League. In quell'anno che sei arrivato, chi è stato il partner più fondamentale? Secondo me è stato più Felipe Anderson, poi magari mi sbaglio. Il primo anno Felipe Anderson. Ok. Sì. Felipe Anderson stava a 2000, sì, il primo anno Felipe. E anche Sergei usciva, si vedeva. Poi sì, dopo però non era ancora il Sergei di oggi. Poi dopo è diverso, sì, però si vedeva. Cioè, anche Sergei da lì è partito. La domanda che poi ti volevo fare, ciao mamma, ciao, volevo vedere, cioè te volevo chiedere proprio questa cosa, chi è stato, se tu dovessi dire uno fondamentale per te, cioè nel senso ad aiutarti a far gol nei movimenti nella tua era Lazio, se ne dovessi dire uno, so che tanti sono fondamentali, come può essere oggi Luis Alberto, come può essere oggi Caicedo, Correa, penso tutti, no? Ma però ogni Ogni anno c'è stato qualcuno, cioè il primo anno Felipe e poi dopo è uscito Luis Alberto, ma nel frattempo c'era sempre Milinkovic, che comunque, cioè Milinkovic e Luis Alberto, Milinkovic e Felipe Anderson, capito? Poi beh, dopo è arrivato Correa, da Nova abbia dato una mano, no? Poi non ho capito. Credo che anche Keita ti abbia dato una grande mano. Keita, sì, Keita il primo anno, però parliamo di Keita. Keita sì. Il primo anno, sì. Anche se all'inizio ha fatto non stava benissimo, poi dopo si è esploso. Lui, il girone di ritorno, Keita aveva fatto tantissimi gol.
aveva fatto benissimo. Ah? Ah, aspetta, devono fare i biscotti qua. Vai. Sì, pure che dal primo anno, poi dopo è esploso facendo benissimo il girone di ritorno. Poi, ad esempio, l'anno scorso, 2 anni fa, il secondo anno, Luis Alberto è uscito. 2 anni fa stava alla Grau, quando io ho fatto il capocannoniere. Sì. E poi ti posso dire, invece, l'anno dopo, Caicedo. Beh. Perché Caicedo l'anno prima aveva sofferto un po' l'ambientamento così, e poi invece l'anno scorso, che io non stavo benissimo, ci ha dato una grossissima mano. Io l'adoro, personalmente io l'adoro. Vabbè, te sei top, però credo che lui mi mette una gioia quando lo guardo giocare. Non sei, cioè pure quando magari ti sostituisce a te all'88esimo, 89esimo, 90esimo è successo, entra con una cattiveria agonistica che fantastico, fa... fantastico. Ma il mister, io penso che il mister è veramente in difficoltà con me, col Tupu e Caicedo, sai, farne giocare due e lasciarne uno fuori è sempre complicato. Ecco, la curiosità mia, potreste giocare tutti e tre insieme? No, fra, e naturalizzi la nostra idea di gioco, capito? Però ti ho detto è davvero difficile, perché anche il Tuku, come fai, capito? Il Tuku troppo forte. È fantastico, cioè non è che stiamo a parlare di un giocatorino, quindi stiamo a parlare comunque di giocatori che ti mettono sempre in condizione di far bene tutto, ma poi mi trovo benissimo con tutti e due, non è che dici, cioè, vabbè, tu... sono due persone, no? Speciali. Io Caicedo non lo conosco. Ci ho parlato una volta, tu lo conosco bene, è una persona fantastica. Ma anche Caicedo, guarda. Ma guarda, te devo dire, quest'anno, anche gli altri anni, il gruppo Lazio è sempre stato un gruppo unito, con persone serie. Non parlo di giocatori, parlo di persone. Senti, prima te chiedete del derby, c'è una curiosità mia personale che non ti ho mai chiesto in privato. Voglio sapere, Lazio-Atalanta 0-3 di quest'anno, fine tempo. Voglio sapere, mister Inzaghi, che va detto nello spogliatoio. Si è incazzato tanto. Sì, eh? Sì. Che poi da là è partita la marcia della nostra, no? Si è incazzato tanto, ma aveva ragione. Non stavamo in campo, non stavamo in piedi, eravamo scombussolati, ancora venivamo dalla sosta della nazionale, ancora stavamo a pensare ai fatti nostri, non eravamo noi, ma per quello lui si è incazzato, perché lui conosce la sua squadra, non eravamo noi, e penso che lì ci ha dato una spinta, infatti poi siamo partiti da lì, da quel 3-3. Il rigore del 3-3, quanto cazzo pesava? Mamma mia, ma Gollini era... era 3 metri Gollini. E sapevi, in medicinale, Gollini quanto era alto lì? 10 mamma metri. Mia, 3 metri Gollini. Stava pure e a poi, che poi lo te l'aveva quasi presa. Io ho tirato una bella busta d'acqua là. Salutiamo Piere, che è un amico... Grande gollo, ha rosicato tantissimo, cioè ha rosicato, vabbè, naturalmente 3-0, vabbè, certo. 3-3, così quasi che la prende, però poi penso che quando vedi la rete che si gonfia, no, tiri fuori tutto, no? Mamma mia, tu la vedi l'esultanza, non capisci, cioè, era, più cazzo, era dai. Era un peccato, sbagliavo il rigore, i rigori si possono sbagliare, ma sbagliavo, certo, il rigore, certo. Non rimonta quella partita, capito? Dopo, certo, quel secondo tempo. Senti, te voglio chiedere dei derby, come lo vivi, il primo soprattutto che hai vissuto, e poi quelli nel corso degli anni, che cosa vogliono di te, Ciro Immobile? Allora, i primi derby, quelli del primo anno, anche quelli di Coppa Italia, ti devo dire la verità, più tranquilli erano per me. Poi dopo ho capito veramente bene la situazione e c'è sta qualcosina, un po' di tensione in più negli altri. C'è stata, è ovviamente una partita speciale, perché per i tifosi, quando sono arrivato qua e mi parlavano già del derby di Roma, così è ovvio che è una partita diversa, speciale, che tutti vogliono vincere, e quindi quando è così ti dà un po' di tensione, capito, in più, certo, della... Però per fortuna qualche soddisfazione me la sono tolta, dai, perché direi. Tanti derby belli, abbiamo perso pure qualcuno, però sono stati tutti derby alla quale abbiamo lottato, ce la siamo giocati fino alla fine. Senti, la partita più bella con la Lazio?
So che ce ne stanno, Ce ne stanno tante, non posso. Però forse il derby, cioè forse il derby di Coppa Italia, dai, forse, credo. Ma sai, quello non so scegliere tra andata e ritorno. Però, ad esempio, c'è stata una partita che io non ho giocato per la febbre, il derby del 3-0. Sì. 3-1, no, 3-1. No, 3-0, quando ha segnato Danilo? No, io ti parlo di quello che ha segnato Keita. Ah, ok, 3-1. A mezzogiorno e mezzo, mi sembra. Sì, mi sembra 3-1. E io non ho giocato per febbre. Poi c'è stato quello là del 3-0, quando ha segnato Danilo, io, Danilo e Caicedo. E poi ti posso parlare dell'andata con Salisburgo. Bello. Bellissima quella partita. Ma stessa partita con la Juve. La finale con l'Atalanta pure, no? Sì, la finale con l'Atalanta. Partito... Non c'è... Per quello ti dico che non posso tante. Dirti. Sono tante, credo. Sì. Ma senza dimenticare quella a Torino con la Juve, quella è stata fantastica. Mamma. Parata di Stragosci alla fine. Su rigore di Dybala, penso che lì Thomas sia, sia se sentiva piccolo, piccolo, piccolo davanti a tutto lo stadio. Penso che la tensione vostra era estrema. Sì, poi, sì, perché poi ci ha messo tanto. È stata tempo. Come perdila, credo, no? Sì. Quel momento sì. Avevamo fatto una partita davvero pazzesca e pareggiarla così, cioè, sai, ci sta a pareggiare a Torino, ci hanno perso tutti, però pareggiarla così alla fine, meno male, no. È andata bene, è andata bene. Senti, voglio sapere il tuo rapporto con Lotito e come vedi la Lazio nei prossimi anni. Allora, il mio rapporto col presidente è ottimo, nel senso abbiamo massimo rispetto e stima entrambi, ma stessa cosa col direttore, stessa cosa con Angelo Peruzzi, ho un rapporto bellissimo con tutti i dirigenti, io faccio il mio, loro fanno loro, abbiamo come giusto che sia, davvero mi trovo benissimo. La Lazio per me è destinata a rimanere lì negli anni perché è organizzata davvero bene, una società seria, con i tifosi fantastici. E adesso non lo dico perché mi ci trovo dentro, però anche nei momenti di difficoltà ho visto come ha reagito. E davvero, se lavora in serenità, come diciamo sempre, è come una famiglia, come una grande famiglia. Certo. Quindi, come nelle grandi famiglie ti mandi a quel paese e poi dopo ritorna tutto come prima, capito? Senza... Anche noi abbiamo avuto mille problemi nello spogliatoio che abbiamo sempre risolto guardandoci in faccia quando le cose non andavano come volevamo noi. E poi comunque voglio fare pure un applauso al mister perché... No, no, mo ci arriviamo al mister, non ti preoccupare, mo sono tenuto, non ti preoccupare. No, prima di questo vado veloce perché poi dopo un'ora se stoppa, voglio sapere il gol più bello in carriera. Gol più bello in carriera, sono indeciso. Allora... allora, non so se è a culo, manco voglio sapere, ma per me è a Cagliari. A Cagliari, è quello stavo dicendo. A Cagliari, ma proprio per il pensiero che ho avuto. Per me quello è stato uno dei gol più belli che hai fatto in vita tua. Sì, forse quello a Cagliari. Ecco, poi io tanti tuoi gol non mi ricordo perché prima, magari prima di Pescara non te conoscevo, però secondo me quello è stato il più bello, per me. Sì, no, quello a Cagliari. Poi il gol più facile che hai sbagliato. Se ce n'è uno. Che sbagliato. Se c'è uno, ce ne stanno tantissimi. Allora, no, vabbè, a parte il rigore col Napoli, che là sono scivolato. Ah, ok. Però ho sbagliato un gol quarti di finale con la Dinamo Kiev 2-2, il 3-2 al 90esimo, facilissimo. La grande palla dentro in profondità, sembra di Milinkovic. A tu per tu col portiere, era un pallonetto facilissimo. Di sinistro lo dovevo fare, l'ho fatto di esterno destro, ho tirato fuori, quello ho rosicato tanto perché poi era il 3-2, poi per fortuna al ritorno abbiamo vinto in casa loro, però è stato, mi sono mangiato un bel gol là. Senti, ti voglio chiedere il mister che no più bravo, però che te ci sei trovato meglio in vita tua. Inzaghi. Ok. Immaginavo sta risposta e ti voglio chiedere che cosa successe, io e te ci siamo sentiti al telefono, quindi lo so
Però perché hai discusso col mister in quel frangente? Cioè, c'hai qualche colpa? Ti senti qualche colpa di aver sbagliato? Sei cresciuto? Sì, ma io l'ho detto subito. Allora, il problema lì è stato che in realtà non è che io poi l'ho detto e ridetto, non è stata una questione di... cioè, quello non sono io, è stato un attimo il momento... Forse mi sono fatto prendere dal momento, nel senso avevo fatto una bella azione prima, avevo segnato, mi sentivo davvero bene. E sai, a vedere la sostituzione in quel momento mi ha fatto quella reazione, ovviamente sbagliata, ma sbagliata soprattutto per la gente, soprattutto per il mister, ma anche per la gente che vedeva, no? Per tutti, ovviamente. E perché sapevo in fondo che il mister, conoscendomi, mi avrebbe poi perdonato perché sapeva la reazione di quel momento, ma sai, per la gente è sempre brutto, no? Che vedo, anche se comunque io, se tu vedi nell'arco della mia carriera, non ho mai fatto una roba del genere. No, infatti è per questo che farò, penso. Però a volte, sai, dovuto dal momento, c'è un attimo, anche se comunque non ci sono scuse. E poi devo dire, il mister ha gestito bene, perché la panchina con l'Inter è stata giusta, anche per rispetto di tutti i compagni, così. E quindi per fortuna poi anche vedi, quello è un momento di difficoltà, si è risolto sempre parlando, io e il mister abbiamo parlato tanto poi in quel periodo, e... però no, non c'era bisogno di riappacificare niente, perché il mister mi conosce, io conosco lui. Vabbè, so che vi volete tanto bene, cioè avete un grande rapporto e va al di là del campo. Esatto. Senti, io però una domanda un po' da giornalista, da Fiodona Mignotta, da devo fare. E te voglio chiedere se pensi di chiudere la carriera con la Lazio o se hai mai pensato di indossare un giorno la maglietta del Napoli. Allora, ero molto vicino al Napoli prima di venire alla Lazio e anche gli anni prima, e devo dire mi sarebbe piaciuto tanto, è la squadra della mia città, e fino a quando non sono venuta alla Lazio non ho mai perso le speranze di andare a giocare a Napoli, perché poi ovviamente... E di Napoli, quindi... Capito. Poi mi sono trovato talmente bene qua che poi quel mio pensiero non c'è stato più, capito? È andato via. Nel senso che, sì, non sarebbe stato nemmeno corretto anche il pensiero corretto nei confronti dei tifosi della Lazio, no? Pensare... Però comunque diciamo che è stata una cosa della mia carriera che mi sarebbe piaciuto fare, andare a giocare a Napoli, ovviamente, perché è la squadra della mia città, è ovvio. Poi quando sono venuto alla Lazio mi sto trovando talmente bene che nemmeno ci penso più, no? Cioè, nel senso, penso già a quando dovremmo riprendere, a che cosa dobbiamo fare con questa maglia. Cioè, nella tua testa c'è quello di chiudere la carriera qua adesso? Sì, no, chiude la carriera non lo so, perché magari, non lo so, tipo a 33 anni magari non sarò più in grado, la Lazio sarà talmente forte che magari avrà bisogno, no, di qualcuno a 33, 34, penso a 33 anni c'ho ancora... Ma io penso che tu ci arrivi fino a 35. Sì, no, sei tipo a 35 anni, così, sai, io vorrei continuare a giocare, magari non sarò più in grado di giocare a questi livelli, giocherò un livello un pochino sotto e non mi va di essere di peso, capito? Questo voglio dire. Poi di finire la carriera o di ritornare qua a fare qualche cosa, quello sì, perché mi trovo talmente bene, ma proprio nella città di Roma, dico. Sì. Però fino a quando indosserò sta maglia farò quello che mi piace di più. Diciamo che ci rimbocchi le resistenze laziale. Sì, quello sì. Poi però voglio dire una cosa, perché tanti poi mi danno dello Juventino perché non sono mai voluto andare a giocare a Napoli, ma non è stato mai così. Io non odio la Juve, non ho odiato il Napoli, non odio nessuno, però mi danno dello Juventino perché sono cresciuto nel settore giovanile della Juve, per quello mi dicono che non sono mai voluto andare a giocare a Napoli, ma non è stato per quello, perché comunque non ci sono state mai le occasioni per quello. Vabbè, penso per te che se... Mo ecco, mo dopo Siviglia tu sei venuto, dopo Torino tu sei venuto da Lazio, ma penso che se ti avesse chiamato il Napoli e il Napoli fosse stato davvero interessato a te, penso che non ci avresti pensato un attimo, no? No, beh, è quello che volevo dire, capito? Voglio dire.
Cioè, normale, sei della. Senti, l'ultime due e chiudo. Voglio sapere un aneddoto dello spogliatoio da Lazio, qualcosa che fa ride, un personaggio che fa ride, che vi fa ammazzare. Bobby, adesso gli cantiamo. Quando non è venuto Ciro a gennaio, che la Lazio gli faceva, i tifosi gli facevano quel coro, io lo facciamo sempre, lui si mette a ballare. E ti fa la mascotte, frate. Sì, un personaggio. È bravo ragazzo poi, no? Bravissimo, bravissimo, fa troppo ride, poi parla mezzo spagnolo, mezzo italiano, mezzo inglese. Senti, invece voglio sapere una curiosità mia che non ti ho mai chiesto, lo fai il fantacalcio? No, frate, non lo faccio. Non ti piace? Mamma mia, è una rottura, frate, con questi messaggi e fantacalcio. Pensa a me quanto mi dice male, io per mia cosa non prendo al fantacalcio giocatori da Lazio, perché non ce la faccio a prenderli. Pensa quanto sono stronzo, però, perché oltre a essere tanto, sono pure amico tuo. Quest'anno non ti è convenuto. No, capisci che te voglio dire, no? Quindi sono pure amico tuo, pensa che stronzo. Ultime due, voglio sapere, c'hai una famiglia bellissima, c'hai una moglie stupenda, grazie. Non solo esteticamente, ma pure come donna. E, voglio sapere da te se farai in altri 10 figli, se sta dinastia Immobile continuerà o te fermi, e quanto conta per te, cioè, nel senso, voglio sapere se tuo figlio, che ti ha dato il maschio, speri che un giorno diventerà come te. Allora, per quanto riguarda i figli, penso di no, perché Jessica non vuole più. Per caso. No, allora, guarda, ti dico, noi li abbiamo fatti... presto, cioè subito, da un po' più giovani, perché poi ce li godiamo di più. Certo, Paola, certo. Abbiamo fatto questa scelta. Però a me sarebbe piaciuto averne 4, però Jessica ha detto che si vuole fermare, è lei che decide. Certo. E per Mattia, non lo so, allora a me piacciono che i miei figli, mi piacerebbe che i miei figli... fanno quello che vogliono, cioè quello che gli piace, la loro passione, avranno una passione quando si faranno più grandi. Io voglio che coltivano quella passione, poi sarà quella del calcio per Mattia, sono felicissimo, sarò contento per lui, gli darò una mano, gli darò i consigli, certo non gli metterò pressione così, chiaro, perché ce l'avrà un po', chiaro, però mi farebbe piacere, certo, ma scherzi, e pensa a mio padre, soddisfazione, giocava lui in categorie inferiori, sempre ha giocato promozione, eccellenza, così, e diciamo che io ho realizzato anche il suo sogno, quindi pensa, questa soddisfazione per un genitore, no? Sono d'accordo. Senti, l'ultima, mi devi fare due saluti a due ragazzini, uno si chiama Daniel, fa il portiere. Sì, ciao Daniel, un abbraccio grande. E un altro, e se mi saluti, Filippo, il figlio di Lello. Un saluto e un abbraccio a Filippo, il figlio di Lello. Senti, frate, grazie. Frate, mando un abbraccio ai miei nonni che si stanno seguendo. Un bacio grande, Ciro e Nunzia. Ciao. E pure a tua nonna, un bacio, che la vedo sempre. Grazie, frate. E un saluto a tutti. Forza Lazio, grande. Sempre forza Lazio. Grazie, frate. Ciao, fra. Ciao, ciao. Ragazzi, la lascio caricata qua, guardatevela e grazie a tutti.